Buongiorno a tutti dal TG Meridiano di Toscana TV e apriamo parlando di economia perché ci colleghiamo con, via Skype con Silvia Pieraccini, giornalista del Sole 24 Ore, corrispondente dalla Toscana. Buongiorno Silvia. Buongiorno, salve. E grazie della disponibilità. Parliamo appunto di economia perché in Toscana possiamo vantare una Camper Valley, quindi parliamo proprio di un settore che sta avendo un grandissimo riscontro, grande effervescenza e si trova tra la Valdelsa e il Chianti. Che cosa sta succedendo in questa Camper Valley? Buongiorno di nuovo, è un'area in cui appunto si produce il 90% dei camper italiani e sta a cavallo tra le province di Firenze e Siena. In quest'area sta accadendo una forte, fortissima domanda di camper, spinta proprio dalla pandemia. Questo perché la vacanza all'aria aperta in assoluta libertà, appunto con facilità di spostamento e nessun problema e rischio di contagi, ha avuto una grande impennata in questo periodo e quindi la domanda di camper è cresciuta moltissimo e tutte le aziende che si trovano in questa zona, le aziende che producono camper, hanno moltissimi ordini, ma hanno anche nelle ultime settimane un grande problema. Il problema è la mancanza di componenti per allestire appunto i camper. La mancanza di componenti si lega alla carenza di materie prime che interessa molti settori. Mancano componenti meccanici, plastici, elettronici, mancano componenti in legno e questo perché le materie prime, soprattutto quelle in arrivo dalla Cina, hanno forti ritardi, un po' perché si è prodotto meno a causa della pandemia e un po' perché la Cina sta facendo incetta di materie prime per alimentare il proprio settore produttivo e quindi abbiamo da una parte fortissima domanda e dall'altra rallentamento obbligato della produzione perché mancano appunto i componenti. Ecco, c'è un altro aspetto importante da sottolineare, quello dell'occupazione, perché abbiamo dei marchi importanti, famosi, che hanno proprio assunto di recente tantissime persone. Ci sono molti marchi che stanno assumendo, davvero questa impennata della domanda sta portando a un forte aumento della produzione. Leica, uno dei marchi più conosciuti, ha assunto negli ultimi 3 mesi 170 addetti. 60 di questi sono ex operai della Bekaert, l'azienda di Figline Valdarno, appunto, che ha chiuso e ha trasferito la produzione, sono stati riconvertiti, ma altri sono stati assunti sul mercato. La stessa PLA Jotty Line, un'altra delle aziende di camper, sta assumendo e sta realizzando un nuovo capannone per la produzione. Leica sta rimettendo in funzione il vecchio stabilimento che era lungo la superstrada Firenze-Siena, per appunto fare una nuova linea di camper e c'è anche un nuovo fenomeno di mercato, chiamiamolo così, che è quello dei van. Sono dei camper più piccoli, li chiamano furgonati, quindi sono più maneggevoli, più agevoli da utilizzare e anche più pratici e appunto la domanda si sta concentrando molto su questo modello di furgonati che costa meno e può essere utilizzato più facilmente anche per andare a prendere, diciamo, il figlio a scuola per poi partire per la vacanza. Ecco, insomma, ci hai aperto proprio un mondo, Silvia, quindi tutti in camper quest'estate, ti ringraziamo, non rimane che aspettare questi microchip, insomma, che sono davvero necessari. I microchip ad esempio stanno dentro gli elettrodomestici che sono montati nelle cucine dei camper, ecco. Questo, la produzione di camper magari non è molto conosciuta, ma è davvero uno dei distretti produttivi della Toscana. Ecco, una
delle produzioni caratteristiche che sono concentrate in questa regione. Al di fuori della Toscana ci sono davvero pochissime aziende che fanno questi camper. Bene, allora insomma è un nostro vanto, grazie a Silvia, buon proseguimento di giornata Grazie a voi. e noi lasciamo ora l'economia per andare sui dati Covid, vediamo gli ultimi aggiornamenti con l'aiuto della schermata. Ecco, sono 382 i nuovi contagi in Toscana su 6.947 tamponi molecolari e 2.103 test rapidi. Il tasso di positività cresce perché è del 4,22%, ieri era 2,52%. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, ricordiamo che le prenotazioni oggi per la fascia 1972-1973 avranno il via a partire dal pomeriggio e poi non rimane che attendere l'esatta ora del click day. E a proposito di vaccini, è stato inaugurato a Dicomano in Mugello un nuovo hub vaccinale perché stanno aumentando. Vediamo tutto nel servizio di Alessio Poggioni. La Toscana è la seconda regione in Italia per vaccini agli ultra-ottantenni e corre rapida sulle fasce d'età a cui nei prossimi giorni sarà somministrata la prima dose di siero anti-Covid. Un traguardo che si misura ad esempio sull'apertura del portale per gli over 40, per cui la Toscana arriva prima di molte altre realtà italiane. Parte del successo della campagna vaccinale deriva dal moltiplicarsi sul territorio di hub vaccinali. Nel weekend ne sono nati un'altra decina, di cui molti in provincia di Firenze. Tra questi anche il primo del Mugello, ospitato nel palazzetto dello sport di Dicomano. Grande sforzo, uno sforzo collegiale, collettivo per realizzare il primo hub del Mugello con davvero una bella capacità, 1.080, con la presenza di tanto personale, di tanti volontari. È un bel segnale del territorio, siamo all'interno di un palazzetto, il palazzetto è salute, è attività sportiva. Ecco, qua diamo un messaggio che all'interno, nel cuore delle nostre comunità, possiamo dare un grande contributo per la lotta contro il Covid. Presente all'inaugurazione, insieme ai sindaci della zona, anche il presidente della regione, Eugenio Giani. Dicomano viene a costituire in questo anello fra la Val di Sieve e il Mugello in qualche modo un riferimento di hub che rappresenta molto per la campagna vaccinale. Qui sono possibili anche 1.040 vaccinazioni il giorno. Rispetto a una regione che ne fa in questo momento circa 30.000 il giorno, è insomma un bel contributo. La Toscana che vaccina, che oggi ha 1.690.000 dosi somministrate, e il contagio che cala, perché oggi siamo a 500 e qualche domenica fa io ricordo che eravamo ampiamente sopra i 1.000. Devo dire che noi possiamo pensare almeno a questo punto a 4 mesi e mezzo, il 30 settembre io la conto come data topica perché poi lo vedemmo l'anno scorso, quando si entra in autunno il virus trova le condizioni per ricrescere, 4 mesi e mezzo in cui l'allentamento della carica virale deve portarci a vaccinare in massa e hub come questo ne sono la condizione. E mentre si prosegue a pieno ritmo con le vaccinazioni, si fanno sentire gli effetti della pandemia sui giovani. Vediamo che cosa è emerso in una ricerca dell'Associazione Nazionale Sociologi, questo a Pistoia. Vediamo. Sono gli adolescenti ad aver sofferto di più per le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Lo dice una ricerca svolta a Pistoia dall'Associazione Nazionale Sociologi nell'ambito della 14ª edizione di Dai un senso alla vita, Rispettala, che ha coinvolto due licei, l'artistico Petrocchi di Pistoia e lo scientifico Salutati di Montecatini. Non tutti però hanno sofferto allo stesso modo. Le differenze sociali delle famiglie, infatti, hanno fatto la differenza. Soprattutto per quanto riguarda le abitazioni, infatti nel nostro campione le abitazioni sono piuttosto ridotte come metri quadri, sulla sui 70-80 metri quadri, ma anche meno. Quindi immaginiamoci due genitori che lavorano a smart working più
due ragazzi che studiano in due classi differenti, quindi quattro persone contemporaneamente, immaginiamoci come è stata vissuta, diciamo, la casa. È una fotografia sicuramente molto utile, perché anche dai dati che ci vengono riferiti, io faccio parte della Commissione Sanità e abbiamo audito molti interlocutori, ci dicono che il disagio giovanile ovviamente è in crescita e che questo anno, anno e mezzo di totale clausura ha sottratto ai giovani degli spazi di socialità che sono assolutamente fondamentali per la loro crescita e per la loro formazione. Sì, devo dire che i ragazzi sono quelli che hanno più subito, secondo me, questa pandemia, nell'adolescenza, ma anche nelle fasce d'età più piccole, che hanno magari più difficoltà a esprimere sentimenti e disagi. Questo è un modo anche per farli raccontare come hanno vissuto quel momento, quali sono stati i problemi, quali sono state invece le opportunità, perché in fondo si sono sviluppate tecnologie e ci hanno aiutato anche a tenerci in contatto. E c'è attesa domani per la visita a Firenze del generale Figliuolo, il presidente della Toscana Giani lo incontrerà e intanto sentiamo che cosa gli chiederà. Al generale Figliuolo farò i complimenti per il modo con cui sta ponendosi un po' come direttore d'orchestra del lavoro delle regioni, perché non dimentichiamo che la macchina vaccinale è tutta impostata sulle regioni. Anche coloro che facevano tanti discorsi qualche settimana fa devono prendere atto che se non ci fossero le regioni l'Italia non sarebbe alle 27 milioni di vaccinazioni a cui oggi. Il generale Figliuolo ha svolto un ruolo molto importante, mi fa piacere, come lui voleva, che un giorno possa essere fra Firenze e Siena e rendersi conto di persona. A lui chiederò vaccini, perché comunque la nostra macchina potenziale, se avesse più vaccini, potrebbe vaccinare di più. E quindi noi prendiamo anche gli AstraZeneca, che poi peraltro da un punto di vista dell'efficacia sta venendo fuori, tanto vituperati, ma sono quelli che dopo una settimana offrono una carica di immunizzazione migliore di tutti gli altri. Ma l'importante è che, proprio perché i nostri obiettivi possono essere raggiunti, dell'immunità di gregge a settembre, abbiamo bisogno di un numero più consistente di vaccini. E adesso invece ci spostiamo a San Bartolo a Cintoia, perché c'è un momento importante per il ciclismo. La scopertura di una targa per quanto riguarda le due aree nel quartiere di San Bartolo a Cintoia dedicate agli indimenticati Alfredo Martini e Franco, agli indimenticabili Alfredo Martini e Franco Ballerini, presente naturalmente nel mondo delle istituzioni. Questa è stata una richiesta da parte dell'assessore allo sport Guccione e dell'assessore alla toponomastica Martini. Per noi c'è Dario Baldi, allora ci colleghiamo con lui da San Bartolo a Cintoia. Lo stiamo vedendo insieme, è stato inaugurato anche Piazzale Franco Ballerini in questo momento. Proviamo a prendere l'assessore Cosimo Guccione, se riesce a venire da noi, che almeno lo prendiamo in diretta, se no lo sentiremo ovviamente nelle prossime sessioni del nostro notiziario. Vediamo se riesce a venire, se è il momento eccolo qua, adesso abbiamo Cosimo Guccione ai nostri microfoni, quindi tengo io la linea. Caterina, allora, assessore, veramente un flash per commentarlo in diretta insieme con i nostri telespettatori. Oggi è un grande giorno, un grande binomio: Alfredo Martini, Franco Ballerini si riuniscono a Firenze. Sì, è un'occasione questa per ricordare ancora una volta due grandi uomini di sport, due grandi uomini che hanno lasciato, grazie alle loro geste, grazie ai loro valori, il significato più alto di sport, e siamo orgogliosi di aver intitolato vicini questi due luoghi della nostra città, questi due piazzali, proprio vicino a un ciclodromo in cui bambini e bambine ogni giorno si alleneranno per diventare grandi ciclisti all'insegna dei valori che questi due uomini hanno insegnato.
Assessore, 4 anni fa la Coppa del Giro d'Italia a Piazzale Michelangelo, tra 2 giorni torna il Giro nell'anno del Per Sempre Alfredo che avete vissuto insieme a Sesto Fiorentino. Firenze è città di ciclismo, possiamo anche tranquillizzare i cittadini che sarà un bello spettacolo? Sarà sicuramente un bellissimo spettacolo, il 20 passa il Giro d'Italia da Firenze, sarà un'occasione per far tornare il grande sport, il grande ciclismo in città, per far rendere tutti i fiorentini orgogliosi di vedere sfilare la carovana del Giro d'Italia per le strade della nostra città. Grazie mille Caterina, a voi la linea. E grazie a Dario Baldi e all'assessore allo sport. Adesso invece veniamo alla cronaca. Un 18enne è stato fermato dai carabinieri, l'accusa è tentata violenza e poi rapina nei confronti di una 78enne. Questo è accaduto il 13 aprile scorso vicino a Piazzale Michelangelo, a proposito di Piazzale Michelangelo a Firenze. Il giovane è un magrebino che all'epoca era ancora minorenne, quindi qualche settimana fa ha compiuto la maggiore età, adesso si trova all'Istituto per minori di Firenze, era già stato sottoposto tra l'altro a una misura cautelare per un tentato omicidio durante un'aggressione avvenuta sempre a Firenze, questa volta però in Piazza dei Ciompi il 12 febbraio. Ma torniamo alla donna aggredita, la donna di 78 anni, aggredita alle spalle mentre si trovava fuori dai bagni pubblici che si trovano tra Piazzale Michelangelo e la Basilica di San Miniato, tentò di abusarne e poi lei aveva resistito e l'ha picchiata, le ha fratturato una costola, ha avuto anche un trauma toracico, le ha portato via poi borsa e orologio e poi è fuggito a bordo di un monopattino. È stato identificato grazie alla testimonianza della vittima, dei testimoni e delle telecamere di videosorveglianza. E ora veniamo all'Empoli Calcio che festeggia 100 candeline, ci dice tutto Dario Baldi. 100 anni di Empoli, 30 anni di presidenza Corsi e la promozione in Serie A, tante le motivazioni per cui festeggiare questa mattina qua al centro sportivo di Monteboro, eccellenza in Toscana ma anche in Italia dove sono nati tantissimi campioni del mondo del calcio. Alla ovviamente presenza del presidente Corsi e della figlia Rebecca c'era il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha consegnato una targa proprio per il centenario dell'Empoli Calcio. È un momento per me molto bello e significativo, premiare l'Empoli vuol dire premiare chi ha la capacità di guardare al futuro, è vero, sono 100 anni della sua storia, ma questo premio va specialmente per la capacità che ha avuto in questi anni di far crescere ragazzi e di farli diventare protagonisti, di formare allenatori che hanno solcato i campi più importanti d'Europa. È un premio anche ai 30 anni di presidenza di Fabrizio Corsi. Un giorno mi piacerebbe scrivere un libro per tutti quelli che sono stati protagonisti, cioè gli allenatori, i direttori sportivi, però mi farebbe dedicare un libro a tutte le persone che mi sono state vicine, anche persone più semplici che secondo me sono state decisive nei miei confronti, anche nel ritrovare spesso anche quell'equilibrio e quell'energia che magari la sconfitta ti toglie. Io mi fermo qui, grazie per averci seguiti e buon proseguimento con Toscana TV.